Se l'Africa fosse una canzone, quale sarebbe? Oddio! Acqua azzurra, acqua chiara. Un viaggio lungo un secolo. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Ciao. In 10 secondi dimmi chi sei e cos'è Toad. Io sono Massimo Dante, sono il presidente di questa piccola onlus torinese. Sono Ombretta Miraglio, sono il vicepresidente di Toad. Io sono Patrizia. Io mi chiamo Roberto, per Toad sono socio fondatore e dovrei fare il tesoriere nel tempo che trovo e dando una mano anche su altre cose. Toad è una onlus che racchiude già nel nome un po' la sua missione, Toad, Torino Addis Abeba, o in inglese anche aggiungere. E Toad è stata un po' la mia figliola, quella che è nata dopo la mia esperienza di 7 anni di lavoro in Africa. Un insieme di amici che si è trovato e vuole fare qualcosa per Addis Abeba e specificatamente per una piccola scuola di Addis Abeba che seguiamo direttamente. Cos'è una onlus? Una ONLUS è un'organizzazione non lucrativa ad utilità sociale. Nel nostro caso fatta di volontari, quindi di persone che dedicano quello che possono nei ritagli che hanno di tempo. Persone lavorano a titolo gratuito per sostenere questo progetto in Africa. Cioè aiutare e sostenere una scuola in Addis Abeba. Yeka Forest, Addis Abeba, Etiopia. Perché è così importante per voi? Perché è il nostro progetto principale. La Yeka Forest è dentro la città di Addis Abeba, che ovviamente è una metropoli, ed è una zona particolarmente disagiata. È lì che c'è il nostro progetto, è lì che c'è la nostra cosiddetta scuolina, la chiamiamo scuolina in modo molto affettuoso. E 80 bambini la frequentano da diverso tempo e noi la sosteniamo per quello che possiamo sostenere. Negli anni siamo riusciti comunque a dargli anche una struttura diversa, nel senso che i bambini sono seguiti anche dal punto di vista sanitario, riusciamo a dargli un pranzo, gli facciamo fare colazione, quindi alterniamo un po' quello che è il nostro progetto, che era nato per essere un progetto soprattutto di istruzione, anche quello che invece può essere poi un arricchimento della loro vita, cercando di impegnarci anche facendo crescere in qualche modo le mamme, che sono il cuore pulsante di tutta questa nostra esperienza. Piace il vostro progetto, come posso aiutarvi? Intanto conoscerci andando sul nostro sito, sulla pagina Facebook. Il nostro sito è www.toadonlus.org, dove vengono sinteticamente presentate le nostre iniziative, dove si indica anche come fare delle donazioni. Beh, già solo il fatto di essere con noi nei nostri eventi, sentire i nostri racconti e farsi coinvolgere da quelle che sono le nostre attività è il primo modo per contribuire. Noi cerchiamo di raccogliere dei fondi facendo degli eventi a carattere culturale o anche sportivo. E con i sostegni a distanza, che sono comunque l'entrata sicura che noi abbiamo trimestralmente, semestralmente, a seconda poi di come uno vuole fare la donazione. Cosa succede quando effettuo una donazione? Tutte le donazioni sono tracciate e possono anche essere detratte dalla dichiarazione dei redditi secondo la normativa vigente. Vanno tutte a sostenere la scuola in termini di logistica o sostentamento dei bambini che partecipano al nostro programma da Addis Abeba nella Yeka Forest. E si rimane informati con le email che vengono mandate ai sostenitori, ai donatori periodicamente, ma anche sul nostro sito e sul gruppo Facebook, dove le notizie di ciò che si fa arrivano abbastanza in tempo reale.